E allora, in attesa delle decisioni di governo, la Regione Campania marcia verso l'aiuto ai cittadini, imprese, famiglie. Abbiamo deciso di fare uno sforzo straordinario come Regione Campania per anticipare i tempi delle decisioni del governo nazionale, del Parlamento nazionale, che mi pare stia perdendo troppo tempo. Sapete che 2 anni fa abbiamo approvato un piano socio-economico per oltre 1 miliardo di euro, unica regione in Italia. Oggi facciamo la stessa operazione. Variamo un piano di aiuti alle famiglie e alle imprese per il valore di 400 milioni di euro, il massimo sforzo che possiamo fare oggi. Gli aiuti consistono in questo: un voucher ulteriore per quanto riguarda le famiglie per gli asili nido. Diamo un contributo, un voucher per l'attività sportiva dei ragazzi, fino a 500 euro per ragazzo, questo serve anche a dare respiro alle società sportive. Teniamo bloccate le bollette dell'acqua perché ci carichiamo come regione i costi ulteriori per la depurazione delle acque che devono sostenere le imprese che si sarebbero scaricati sulle bollette delle famiglie. Diamo contributi alle aziende, copriamo gli investimenti per le aziende che vogliono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili. Molte aziende pensano di autonomizzarsi dal punto di vista delle forniture energetiche perché il problema durerà negli anni. E diamo un contributo fino al 30% per l'aumento delle bollette superiori, parliamo di aziende anche artigianali oltre che manifatturiere, per aumenti di bollette superiori ai 5.000 euro. Quindi diamo un contributo del 30% per coprire gli aumenti dei costi che vanno da 5.000 a 20.000 euro per le bollette che pagano le imprese. Tutto questo ovviamente si aggiunge ad altre misure che sono già in atto, e cioè trasporto gratuito per gli studenti. Ricordo che il trasporto gratuito per 2 studenti significa 1.000 euro di risparmio per una famiglia. Parliamo anche di un programma di borse di studio che programmiamo già per il 2023, avendo una soglia di reddito fino a 22.500 euro, quindi alziamo la soglia per le borse di studio. Abbiamo fatto sinceramente uno sforzo enorme per le famiglie, per le imprese, per le bollette. Ci auguriamo a questo punto che il governo nazionale e il Parlamento decidano in fretta, perché le famiglie non ce la fanno più. Certo, il governo nazionale e il Parlamento sono in uscita e aspettano molti. Io, diciamo, so che lei segue la campagna elettorale, perché le piace anche seguirlo la campagna elettorale, sente, diciamo, una in qualche modo vicinanza allo sviluppo del Mezzogiorno che non è avvenuto in tanto tempo, sente dei segnali su questo? Le dico solo una cosa che mi interessa: per la prima volta dopo 4 anni è stato assunto come obiettivo nazionale un obiettivo al quale io tengo molto e che secondo me è l'unico obiettivo da perseguire per il Sud, e cioè dare lavoro a 300.000 giovani nella pubblica amministrazione. Per quello che mi riguarda, l'unica cosa da fare per il Sud è questa: 300.000 giovani a cui dare il lavoro, non l'assistenza. Negli ultimi 15 anni sono andati via dal Sud 1 milione di giovani, soprattutto diplomati e laureati. Quindi l'obiettivo principale da proporsi, al di là di tutte le chiacchiere di questa campagna elettorale, è quello di garantire una possibilità di lavoro, cioè di vita, almeno per i primi 300.000 giovani. Da questo punto di vista la Regione Campania è credibile. Siamo l'unica regione che ha già varato un concorso che ha mandato a lavorare circa 3.000 giovani nella pubblica amministrazione. Ci muoviamo sulla base di calcoli che ha fatto la Svimez. Se solo recuperiamo il divario fra occupati nella pubblica amministrazione nel Sud rispetto a quelli occupati nel Nord, noi già recuperiamo decine di migliaia di posti di lavoro. Se recuperiamo i vuoti delle piante organiche, i vuoti che abbiamo nel sistema sanitario, qui non c'è il personale fra poco neanche per tenere aperti gli ospedali. Ho sentito Calenda dire che questa non è la strada, questa è la prima strada da seguire.
perché lo Stato è anche un grande erogatore di lavoro e nessun sistema economico può funzionare senza una pubblica amministrazione efficiente. Nessun PNR può decollare se le istituzioni non hanno i tecnici e le competenze al proprio interno. Poi ovviamente il piano per il lavoro, oltre il pubblico impiego, comprende la fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende che assumono ragazzi, l'eliminazione del cuneo fiscale, per quello che mi riguarda anche la detassazione degli straordinari, investimenti da incentivare nelle aree ZES. Quindi il piano per il lavoro ha questi capitoli: pubblico impiego, imprese manifatturiere, artigianato, servizi. È così che diamo un respiro al Sud. Dunque mi auguro che al di là della valanga di chiacchiere a cui sto assistendo in questi giorni di campagna elettorale, ci si concentri per quello che riguarda il Sud perlomeno su un obiettivo: il lavoro. Chiaro? Il lavoro. Presidente. Per la prima volta ho sentito parlare di piano per il lavoro per il Sud, meglio così. La preoccupa l'avanzata delle destre? Anche qui parliamo con grande chiarezza e con grande serenità. Io credo che chi vince la campagna elettorale ha il diritto di governare, punto e basta. Credo però che abbiamo anche il dovere di presentare ai nostri concittadini le diverse ipotesi in campo. Io credo che l'Italia stia vivendo in questo momento una crisi drammatica. È drammatica perché si assomma la crisi sociale, la crisi energetica, la crisi istituzionale. Abbiamo un sistema istituzionale che non regge più, un sistema dei partiti totalmente balcanizzato. Ci sono state forze politiche che, anziché pensare all'Italia, cioè a creare coalizioni di governo credibili, hanno ritenuto più giusto guadagnare qualche punto percentuale in più. È assolutamente legittimo in un paese democratico, ma è legittimo dire ai nostri concittadini: ragioniamo, cerchiamo per una volta di non orientarci sulla base delle infatuazioni. Ogni campagna elettorale c'è l'infatuazione per qualcuno, poi dopo 10 mesi i palloncini si sgonfiano. Cerchiamo di mettere in funzione la ragione. A volte le cose più utili per l'Italia non sono le immagini più effervescenti, ma quelle di maggiore serietà e competenza. In ogni caso, i cittadini votano e decidono e sono sovrani. Quando ci saranno i risultati elettorali, chi ha vinto la campagna elettorale avrà il diritto e il dovere di governare. Punto e basta. Presidente, nei giorni scorsi è venuto Toti e gli abbiamo, Toti, il suo collega. Chi è? Ma tu esageri. No, no, è una cosa veloce. Esagere. E gli abbiamo detto, diciamo, sui difetti che lei trova nei progetti di autonomia regionale, di cui di base, diciamo, lei era anche d'accordo, però ci sono dei difetti che trova in questo nuovo progetto. E Toti, diciamo, alla fine ha detto: vabbè, diciamo, a De Luca sediamoci e rivediamo insieme questo progetto. Lei vede, diciamo, che c'è una collaborazione poi nei prossimi mesi con gli altri governatori su questo progetto? Allora, se vi devo dire quali sono le mie osservazioni critiche rispetto ad altre forze politiche che non la pensano come me, io non credo che dobbiamo ideologizzare il dibattito politico. Fascismo, non fascismo, fascismo non esiste più. Però esiste ancora lo squadrismo, perché solo qualche mese fa qualcuno ha dato l'assalto alla sede della CGIL e non tutti hanno avuto una posizione netta nei confronti di Ordine Nuovo, anzi. Hanno messo candidati nelle elezioni comunali di Ordine Nuovo. Così come non tutti hanno avuto la posizione coerente nella campagna contro il Covid. Noi siamo orgogliosi di aver salvato la regione Campania, la regione a più alta densità abitativa d'Europa, dove potevamo avere un'ecatombe se non avessimo avuto il polso fermo. Ma ricordo che mentre noi combattevamo per la campagna di vaccinazione, c'erano altri che a Roma facevano le sfilate contro le misure, come dire, di maggiore rigore per la tutela dei cittadini. I problemi sono questi. Sono questi, quindi sono diverse ipotesi e diverse sensibilità. Io credo che quando parliamo di una interruzione di gravidanza per una donna,
per una donna, parliamo di una tragedia. Bisogna avere rispetto, sensibilità umana e nessuno uomo, meno che mai donna, è autorizzata a fare lezioni morali a una donna che vive una tragedia del genere. Vi sono sensibilità diverse, evidentemente. Poi vengo alla sua domanda. Uno dei temi in discussione è l'autonomia differenziata, dove abbiamo opinioni profondamente diverse. La Regione Campania ha chiesto un'autonomia differenziata. Per me l'autonomia differenziata significa una sburocratizzazione radicale dell'Italia, come stiamo cercando di fare già in Regione. Significa avvicinare le decisioni ai cittadini. Significa cancellare un sistema per cui dobbiamo avere autorizzazioni ambientali da parte del Ministero per un impianto fotovoltaico o per fare il dragaggio in un porto o per realizzare un intervento in una scuola, cose da quarto mondo. Questo va bene. Ci sono altri miei colleghi che concepiscono l'autonomia differenziata in questi termini. Lasciamo nelle regioni del nord una parte del gettito fiscale nazionale. Questo significa drenare risorse nazionali a danno del sud. Se decidiamo di lasciare alle regioni del centro-nord il 10% dell'IVA che pagano le imprese, è evidente che questo è un danno drammatico per il sud. Ma c'è un altro pericolo più di merito. Qualche collega del nord intende l'autonomia come possibilità, per esempio, di fare contratti integrativi regionali per il personale sanitario. Cioè non solo i contratti nazionali, ma rivendica il potere di fare anche contratti regionali integrativi per pagare il personale sanitario. Questo significa che le regioni del nord e del centro hanno la possibilità di dare 2.000 euro in più al mese ai medici e agli infermieri, che significa ancora una volta una tragedia per il sud. Queste sono le questioni di merito sulle quali dobbiamo riflettere senza infatuazioni, con grande freddezza, perché rischiamo di farci male. Allora, io credo che siano questi gli argomenti da proporre ai nostri concittadini, senza drammatizzazione, sapendo che comunque il dopo 25 settembre avremo mesi difficili, chiunque sia al governo. E io prevedo già che dopo 10 mesi avremo altre situazioni di crisi. Basteranno 10 mesi per veder sgonfiare i nuovi palloncini che volano per aria.